De André e De Gregori sono tra i miei preferiti. Anche sì, io in realtà sarei un cantautore, non perché quasi tutti i testi e le musiche le scrivo io. Ovviamente facendo parte di un gruppo vengo più visto come un cantante. Appunto dicevo sì, questi sono i cantautori che più. Poi ci sono cantautori moderni che sono davvero molto interessanti, come Cesare Basile, Riccardo Sinigallia, che sono delle nuove generazioni, che sono parecchio bravi. A certe volte non nego di prendervi anche come riferimento in alcune cose che faccio, soprattutto per le cose nuove che sto scrivendo. Per il futuro in campo musicale o in generale nella vita, qual è il tuo sogno più grande? Beh, io ripeto, l'ho detto già poco fa, il sogno più grande magari non ha proprio a che fare con la musica, però un giorno mi piacerebbe fare l'autore più che fare il cantante, esserci io sul palco, non perché non mi trovo bene, anzi, diciamo che praticamente entro in un'altra dimensione quando facciamo i live, soprattutto quando si fanno dei live sui palchi, insomma, dove c'è un impianto strumentistico di un certo tipo, e allora qualche cosa. Cioè, questo vuol dire che io amo stare sul palco, però mi piacerebbe più fare l'autore e scrivere per gli altri, questo mi piacerebbe davvero tanto, e credo che sia alla fine questo il mio sogno, fare l'autore, mantenendo sempre una mia realtà da cantante, da cantautore, insomma. I prossimi appuntamenti dei vinili che invece? Beh, i prossimi appuntamenti adesso io credo che dovremmo partire con una promozione esterna, però abbiamo lavorato molto qua in Sicilia, soprattutto a Sciacca, quest'estate abbiamo fatto diverse serate, tra cui quella anche della serata di Ferragosto, proprio per supportare la realizzazione di questo CD, perché comunque, come ripeto, come ho già detto poco fa, autoprodurre un CD ha comunque anche dei costi, non si fa gratis, anche se non si pagano degli studi di registrazione che costano parecchi soldi, sia la stampa che la masterizzazione che abbiamo fatto fare in uno studio di New York, hanno un costo. Quindi con queste serate, anzi io ringrazio tutti coloro che hanno acquistato il nostro CD, sono stati parecchi perché abbiamo venduti quasi tutti quelli che ho commissionato per la stampa. Volevo ringraziare quindi tutti i saccenzi e nonni che hanno comprato il nostro CD, perché con questo contributo che ci hanno dato, che a parte economico è anche morale, abbiamo la possibilità di rifarne un altro, insomma, quindi di andare avanti, diciamo che è una sorta di pacca sulla spalla che L'incentivo maggiore. sì, il nostro pubblico ci dà, e quindi noi andremo sicuramente avanti, partiremo con una promozione esterna, già qualche radio. Ci sta passando per tutto il sud Italia, ce ne sono altre. Purtroppo siamo stati troppo impegnati con i live, quindi non c'è stato modo di poter far partire bene la promozione con le radio, internet, eccetera. Ma sono sicura che dalla seconda metà di settembre cominceremo a lavorare in questo senso e cercheremo di dare il massimo, ovviamente. Com'è stato animare il Ferragosto Saccenze? È meglio dare spazio ai cantanti di fama o ai gruppi locali che sono tanti e anche competitivi? Boh, io credo che sia stata una sorta di scommessa. Alla fine, io ho visto che la piazza era comunque piena, le persone hanno gradito molto lo spettacolo. Certo, qualcuno avrà rimpianto il fatto di non avere il big, purtroppo però l'amministrazione non aveva i fondi necessari, quindi quest'anno, non mi piace usare il termine accontentarsi, perché non mi è sembrato di un contentino, mi sembra che lo spettacolo è stato interessantissimo, ha dato la possibilità dei gruppi locali di farsi conoscere a tutto il pubblico saccense, perché questi gruppi suonano nei pub, insomma, suonano in posti dove certa gente, tipo persone magari di una certa età, non frequentano, quindi non ne conoscono neanche l'esistenza di questi È stato un gruppi. modo migliore È per stato, veicolare la sì, vostra musica. è stato un modo ottimale proprio per veicolare la nostra musica.
Addirittura qualcuno mi diceva: ah, ma io non sapevo che tu suonassi. È stato assurdo, come non lo sapevi? Purtroppo io non lo sapevo, mi dispiace. Gente che ha comprato il CD, che ha apprezzato, ha fatto commenti, per carità, molti hanno fatto pure critiche, perché è ovvio, ci sta. Ci sta. Non è che tutti possono fare i complimenti, neanche i Beatles piacevano a tutti, quindi nessuno qua ha la presunzione di non accettare le critiche. Però penso che sia stata un'ottima scelta. I Carofonia hanno fatto uno spettacolo incredibile, hanno ballato tutti per un'ora e mezza, quindi io mi tengo soddisfatto. Poi questo qua, i posteri, insomma, giudicheranno loro. Avete un sito attraverso il quale veicolate la vostra musica o i vostri appuntamenti? Certo, noi abbiamo già da anni un sito con adesso migliaia e migliaia di visite, perché già da 2 o 3 anni abbiamo il MySpace dove ci sono video, del Roxy Bar, le interviste, immagini, il video che abbiamo registrato, che abbiamo girato con Vincenzo Rosa, che è un regista saccense che lavora a Roma, comunque delle fiction, eccetera. L'abbiamo girato qui alla Pinna dello Squalo, non so se l'ho già visto il video, ma penso che l'abbia visto, che è della canzone proprio Si Resta Soli. Quindi su questo sito è possibile anche ascoltare canzoni, lasciare commenti, eccetera, vedere gli appuntamenti che ha la band, tutti i live, sono sempre aggiornato. Ma adesso ne abbiamo anche un altro tramite un portale americano, stiamo anche sfidando tipo il pubblico internazionale, nel senso che ci sono dei siti, dei portali nuovi su internet che offrono la possibilità di metterti in mostra pagando una quota minima e permettono a delle persone di farti ascoltare e di iscriversi alla mailing list e ricevere continuamente gli aggiornamenti sulla band. Questa è una cosa molto importante perché dà la possibilità anche di farsi conoscere all'estero. Devo dire che sono arrivate anche delle mail di apprezzamento da tante parti del mondo, quindi Questo è molto importante. questo è decisamente importante, cioè perché ti fa capire che in realtà con internet ormai il mondo è diventato decisamente piccolo e quindi le possibilità sono davvero infinite, tutto sta nella qualità di quello che si propone. Sempre a proposito di internet, molti ragazzi, soprattutto i giovani, usano scaricare la musica da internet, dai vari portali. Qual è la tua opinione in merito? Beh, io la mia opinione purtroppo non è positiva rispetto a questo, ma non è positiva nei confronti di chi scarica, perché forse chi scarica sì, giustamente, farebbe bene ad acquistare la musica, però diciamo che questo è il risultato di tanti anni di brutta politica da parte delle major musicali, delle grosse multinazionali che gestiscono la musica, come case discografiche grosse, eccetera, che hanno sempre tenuto il prezzo dei CD molto alto e non hanno mai voluto trovare un punto di incontro con questo. Questo ha scatenato praticamente la diffusione della musica in rete in maniera incontrollabile, quindi la disaffezione verso la musica. Tra l'altro il nome che portiamo noi, ci teniamo a dire che proviene proprio da questo, è una sorta di denuncia la nostra, perché noi, anche se sembrerebbe strano, ce l'abbiamo con l'MP3, per questo il nostro nome è Vinilica, perché siamo affezionati al vinile, perché era per noi un oggetto per il quale tu avevi un'affezione particolare, mettevi il disco, ascoltavi tutto, cioè raccoglievi i soldi, mi ricordo che mettevo i soldi di lato perché per comprarmi un CD che costava 37 euro, e Adesso 37.000 lire. è tutto in digitale. Adesso è tutto in digitale. Quando io compravo un disco lo ascoltavo tutto, dall'inizio alla fine. Invece adesso magari scarichiamo discografie complete di artisti, ascoltiamo un brano e poi via tutto nel cestino. E quindi c'è una sorta di disaffezione verso la musica in questo senso. Adesso sono nate delle realtà come iTunes, che dà la possibilità di acquistare dei brani ad un prezzo un po' più basso, che è sempre in MP3 di buona qualità, a 99 centesimi, mi sembra, al brano. Ma la musica. Attività che funziona nel resto del mondo. Purtroppo ancora in Italia non ha un buon incremento questo tipo di vendita, ma nel mondo.